in sede dell'Inter a saltare. Fa molto movimento Lucio, l'ha preso Zebina. Parte Sneijder, tutti a vuoto, attenzione, Milito gli toglie il pallone, Felipe Melo. Poi Maicon in palleggio, Maicon ancora, parte il tiro, rete, rete, un gol straordinario di Maicon, l'Inter in vantaggio. Eh sì, perché qui ha sfruttato, erano tutti schiacciati dentro l'area di rigore. Amaury ha avuto troppa fretta di andare incontro, si è fatto saltare in pallonetto e poi l'ha chiuso sul secondo palo, un grandissimo gol questo di Maicon. È il sesto gol nel campionato per Maicon ed è un gol di enorme importanza, un gol pesantissimo quello di Maicon. Quasi commosso, anzi, quello era il quasi. E non so se quello che luccica è il sudore o addirittura una lacrima. No, un gesto, si è picchiato la mano sul cuore. Vedi qui, guarda, Amaury. Ma cosa ha fatto Maicon? È stato molto bravo. Amaury deve andare a rallentare la corsa e non farsi saltare. Il gesto di Maicon dovrebbe avere un significato che... Io rimango questo, qui. Esatto, sarebbe molto importante per i tifosi dell'Inter. Io rimango qui, Maicon, che ovviamente piace a mezzo mondo. Gran gol davvero, gran gol. Solo un grande campione può fare un gol così. Solo il più forte terzino del mondo tra i difensori poteva fare un gol così. Ci voleva una prodezza. Probabilmente Balotelli non l'avrebbe presa la palla. Maicon. Ancora il gol di Maicon. È volato Buffon, ci stava quasi per arrivare, ma ha messo il pallone dove nessun portiere sarebbe mai arrivato.